tutto bene in diretta. Ecco, guardate che cosa sta succedendo sul 266 del Digitale Terrestre, 766 di Sky. Ci sono e sono arrivati Benji e Fede. Ci siamo! Ciao! Grazie. Eri in bagno a fare la pipì e mi avete interrotto. Sì, ma perché dovete sapere, ragazzi, vi svelo un segreto. Va a far pipì ogni 10 minuti, ragazzi. Vabbè, lo volevano sapere tutti, grazie. Tutti, è giusto così che si sappia. Diretta nazionale. È giusto che si sappia. Allora, io ve li abbraccio perché mi date la possibilità, ragazzi, di iniziare veramente bene e carica questa settimana che sarà caldissima. Dicevo sì. Prima con voi sarà ancora più calda perché ci sono dei numeri pazzeschi di cui parleremo anche tra pochissimo. Allora, ricordiamo 266 del Digitale, 766 di Sky perché siamo in radiovisione. Chi è che schiaccia per una bella diretta Instagram? Schiacciamolo! Vai, vado? Vai. Allora andate immediatamente sulla nostra pagina Instagram. Stiamo verificando la connessione. Ecco, ci siamo qui quasi. Che ci ora siamo, in diretta. Sono in diretta su Instagram, adesso su Radio Z. Andate subito! Adesso, ragazzi, dove siete? Allora, devo dire che questa pausa va dato una bella carica, una che pausa, una pausetta. Io chissà che mi aspettavo, invece voglio dire, il tempo di cambiare colore, sistemare due tre cosette, sei proprio ci tornato. Siamo dati una testata e abbiamo invertito il colore dei capelli, ma è una delle tante cose che abbiamo su cui abbiamo riflettuto in questa pausa. È stata una pausa 3-4 mesi, ma è stata sufficiente per farci capire cosa abbiamo vissuto in questi 4 anni, cosa abbiamo tra le mani e guardarci dentro e capire cosa magari non funzionava dentro di noi e direi che dove e quando è l'emblema di questa carica che la pausa ci ha dato. E soprattutto la direzione in cui volevamo andare, la pausa è servita a trovare un po' la direzione che volevamo intraprendere per il resto, non dico della nostra carriera, ma per almeno il prossimo anno, anche due. Sì, perché un bel lui è un visionario. Lo vedi che è molto pacato, no? Sì, dormiva fino a 2 secondi fa, però in realtà pensa a delle belle idee, no? E abbiamo fatto un progetto a lungo raggio. Diciamo che abbiamo scritto giù più o meno fino al 2022 sì, quello che vorremmo fare con anche tante canzoni. No, io sono felicissima perché ogni volta che succede qualcosa di bello, Benji e Fede, Radio Z c'è, abbiamo la testimonianza, questa è la terza volta che ci incontriamo e anche noi vi abbiamo regalato degli studi nuovi. Bellissimo, infatti, bellissimo. Mi ricordo che eravamo di là nello studio più piccolo, invece qua si sta. Anche di là comunque era bello, che mi ricordo che l'avevo detto che era molto bello anche di là, ma questo è siamo uno studio televisivo. Anche noi ci siamo date molto da fare. Ci sta. Non siamo state in pausa, siamo state sempre molto attivi. Allora, bene. Ne abbiamo parlato tanto. Grande hit dell'estate. Dai, lanciatela, va. Vai. Questa è Dove e Quando di Benji e Fede. Infatti c'è un'aria caldissima in questo studio. E devo dire che anche lei l'ha ballata tantissimo. Io. Allora, ricordo, 266 del Digitale, 766 di Sky, ragazzi, a Radio Z e Proteina Z ci sono Benji e Fede. Allora, io gli auguri te li faccio sempre in ritardo, però te li faccio comunque, eh? Apprezzo tanto. Un bacione grande. Non si merita niente. No. Finalmente 18 anch'io. Oh, lo scorso anno abbiamo festeggiato proprio, diciamo così, qualche giorno dopo il tuo compleanno in diretta con la bella canzone che tu gli avevi dedicato. Vi preparavate al Solo Noise Tour. Allora, è stato un anno strepitoso il vostro. Poi è, diciamo, insomma, un 2018 pieno di cose. 2019 con questo gran bel tour siete tornati dopo questa pausa, diciamo, relativa. Per me è stata molto breve. Per me l'anno è sabbatico. Per noi è stata lunghissima. Anche, no, per me è stata, avete, guarda, tre mesi e mezzo per me dovevano essere. È stata giusta? No, allora, è stata giusta per questo periodo storico. So che faremo delle grandi cose adesso e poi arriverà un'altra pausa di nuovo che durerà di più. Non è vero. Sì. Ma cosa sta dicendo, ragazzi? No, arriverà, sembra che arrivi in un'altra pausa fra 2 mesi. No, stiamo dicendo 2025. No, ok, allora. No, prima abbiamo un disco pazzesco che uscirà entro la fine dell'anno, un altro tour ci sarà sicuramente dopo il disco, quindi di cose belle ce ne sono. Un altro tour ancora, poi un altro disco ancora. Poi anche perché loro vi stanno facendo anche in diretta Instagram, lo ricordiamo, un sacco di belle domande, però adesso vorrei essere un po' più tecnica. Posso parlare di numeri? Perché i numeri stanno parlando. Mi hanno appena detto che babbi. Periodo. Oh, sei cattiva. Beh, siamo babbissimi noi. Dici tutti i numeri. Allora, Dove e Quando? Uno dei singoli, vabbè, di questo ce ne siamo accorti perché l'abbiamo ballato anche noi, tre i più suonati delle radio. È in top 5 di Spotify. È al quarto. Al 4 anche su Apple Music. Al 3. Perfetto. Vogliamo parlare delle visualizzazioni? Più di 8 milioni? Sì. E siamo, che c'ha? Non c'ha neanche un mese di vita. È uscita tre settimane. Settimane, tre settimane di vita. Fino ad agosto è lunga, raga, calma, perché sennò poi... Vabbè, lo siete sempre stati. Ogni volta che uscite con qualcosa d'estate vi portate a casa anche più di qualche platino. Io i vostri successi me li ricordo. Qualche platano. Sono una babbiona, però insomma, voglio dire, la musica la seguo.
Allora, al 335 30 10 25 anche i vostri messaggini naturalmente per Benji e Fede. Siamo in diretta anche su Instagram. Io vorrei parlare di cose belle oggi con voi che riguardano anche un'altra fase che ha sempre a che fare con la voce. Non spoileriamo nulla, però so che siete molto orgogliosi di questo progetto che abbiamo visto. Allora vai Benjamin, c'è? Unive? Ah, Universale by Benjamin Fede. Universale Benji e Fede, quindi a Proteina Z alle 15:42 minuti. Allora, sul 266 del digitale terrestre, 766 di Sky, abbiamo visto questo video straordinario. Che poi, voglio dire, sono le stesse firme di dove e quando. Giusto? Sono due nostri amici, prima di essere due grandissimi videomaker, Mark Lucas e Igor. Igor, e quindi niente, hanno fatto anche il nuovo video di Shadow. Perché non sai il cognome di Igor? Igor Grabzic. Tu lo sai, invece. Mamma mia, bravissimo anche tu. Sì, grandissimi, infatti. Grandissimi. È bello trovare dei directors con cui lavorare bene, perché poi ti ritieni stretti. Sì. Senti, invece, tornando alla produzione di dove e quando, Mark Cremont. Mergen Cremont, sì, abbiamo fatto Mergen Cremont, abbiamo registrato, vabbè, Mergen Cremont chiaramente stesse firme di Tutto per una ragione, quindi insomma, squadre successore. Che vince non si cambia, dicevano. Infatti. Poi Jacopo e Torre che ha scritto il pezzo insieme a noi, quindi grandissimo, è un nostro amico, ci ha aiutato a scrivere anche il primo disco, il secondo disco, insomma è un ragazzo che ci ha sempre accompagnato nella carriera artistica. E poi abbiamo registrato le voci nel nostro studio, Takeaway Studios, che insomma abbiamo indetto durante la pausa e registrato dal nostro amico Davide. Quindi, senti Federico, bene. Cioè io vorrei proprio smentire con te, c'è una fake news che ti gira da anni. Io ho detto, quando lo avrò in diretta glielo chiedo. Ma è news. Vero, una fake news che ti riguarda, posso? Boh, hai non so paura? Di cosa parli, dai. Ma no, io non ho paura di niente. Allora, gira questa voce che tu sia ritardatario. Meglio ritardatario che ritardato. No, dai, raga, io lo dico. Cioè, beh, sicuramente. Ma veramente arriva in ritardo. Molto in ritardo. E per questo nella canzone dico: da stasera non arrivo. Poi domani torno a arrivare. Da stasera non arrivi in ritardo, non ci crede nessuno. Ma dipende, perché se devo uscire con, ad esempio, con la mia amorosa, non arrivo in ritardo. No, arrivo in ritardo anche lì. Ecco, posso dire anche che, insomma, da un anno a questa parte sono cambiate tante cose anche a livello di cuore. Sì. Abbiamo visto felici, innamorati. Quindi, insomma, siamo sempre dalla parte dell'amore, viva l'amore. Sì, tra di sempre. Noi siamo molto innamorati. Ah, si chiama, si dice viva l'amore adesso nei tempi moderni. Io dicevo un'altra cosa ai miei tempi, però. Viva l'amore. Beh, qui su Radio Z si dice viva l'amore. Allora, ragazzi, siamo anche in diretta Instagram con Benji e Fede, 266 del digitale, 766 di Sky. Stiamo chiacchierando con loro di questo gran bel successo estivo, dove quando, ma anche di bei progetti futuri. Yes. Quindi rimanete con noi perché ne sentirete delle belle, giusto? Troppo belle. Caffè? Anche, dai. Dai, un bel caffè. Dai, caffè. A tra poco. Per una ragione alle 15:51 in diretta su Proteina Z, Benji e Fede, che bei ricordi, Bei ricordi, sì. Stavamo, video, Stavamo commentando il video di Tutto per una ragione, stavamo facendo un saluto, insomma, spirituale ad Annalisa. E abbiamo appunto di nuovo detto che ci siamo invertiti i capelli e che, cavolo, erano proprio bianchi miei. Allora, tra i bei progetti che vi hanno riguardato quest'anno, torniamo al gran bel progetto di Toy Story. Sì, abbiamo avuto l'onore di doppiare due per due ranocchi nel film, ma soprattutto di rifare la nostra versione di Hai un amico in me, che è una canzone che aveva già fatto ai tempi nel primo film Cocciante, e che abbiamo rifatto noi in questa e che sentirete nella colonna sonora Nitto di Coda. E poi non solo Cocciante, c'è stato un momento in cui l'ha fatto con il grande Fabrizio Frizzi, a che cui facciamo, diamo un pensiero, che sì. Mandiamo un pensiero, e insomma, se è andata così, anche insomma, mandiamo un saluto anche a lui, perché teniamo a ringraziare pure lui, perché io l'ho chiamato un passaggio di testimone molto interessante. E poi voglio dire qua, che non l'ho detto da nessuna parte, ho avuto io personalmente una conoscenza con Riccardo Cocciante molto intensa. Siamo stati insieme 2 giorni, pranzi, cene, discorsi, abbiamo parlato di tutto, Tammo Gol, Battisti, tutto. È stata una bellissima conoscenza, ci terremo in contatto. Beh, lui è un grandissimo personaggio, una grande anima. Sì. Anche questo, direbbe lui, è poesia. Ecco, sì, anche sì, questo. Sì. È molto viscerale lui. Molto, 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 molto viscerale. Io volevo sapere invece la vostra versione, no, di Hai un amico in me. So che insomma è una versione molto diretta, cioè non è un rifacimento di nulla, siete proprio voi. Quindi in questo rappresentate un po' la novità. Riccardo è stato un po' la continuità di questo pezzo.
Sì. Assolutamente, abbiamo voluto renderla un po' nostra facendo la chitarra voce, molto semplice. Abbiamo fatto qualche coro, qualche fischietto, comunque una cosa che ci rappresentasse in pieno. Poi ovvio è una canzone che comunque è una responsabilità positiva, quella di dover fare una canzone così importante, però abbiamo voluto renderla nostra e speriamo che possa un po' questa nostra versione possa avvicinare anche un pubblico più giovane che ancora non conosceva Toy Story, che, perché comunque il primo film è uscito nel 95, quindi una generazione nuova possa avvicinarsi a, grazie a questa canzone, anche al film e alla colonna sonora. Grazie al vostro intervento. Allora, sul 267 del digitale, 766 di Sky, ci sono Benji e Fede ancora per un po' di minuti. Stiamo chiacchierando di dove e quando questi grandissimi numeri. Allora, singolo più suonato dalle radio, top 5 di Spotify, al terzo posto in Apple Music, più di 8 milioni di visualizzazioni. Ma anche Moscow Mule era partita molto più lenta, secondo me, dove quando fai macelli, raga. Moscow Mule era l'estate, la scorsa estate, nel 2018. Quanti platino questa? Questa penso due. Penso due. È sei tutto per una ragione che ne ha fatti tre. Sì. È veramente. Dove quando? Dove quando, considerando i numeri che già sta facendo. Dove quando voglio farne 10, raga. Ma aspettiamo in questo. Allora, prima dicevate, abbiamo scritto roba fino al 2026, che ha detto Benjamin. No, lui è molto lungimirante, no. Sì. Abbiamo scritto tante canzoni, tutte molto belle e tutte molto sullo stampo di Dove quando. Non sono baciate pop, ma sono è un pop più, non lo so come dire, che ci rappresenta di più. Ho scritto anche delle canzoni io che non avevo, quasi a parte Buona Fortuna e qualche altro episodio, non mi ero mai cimentato. Ma come ho detto prima, quando io sto bene con me stesso, riesco a scrivere di più, mentre molti altri lo fanno quando sono magari in un momento negativo. Sì, e lui forse è uno di questi. E quindi assolutamente abbiamo scritto tante canzoni che ci rappresentano e che comunque hanno un'energia positiva, quindi tra l'altro una canzone che ho scritto da un avvenimento che mi è capitato e si chiama Good Vibes. Buono. E che me lo sono pure tatuato qua, quindi Good Vibes ti fa pensare un po' all'andazzo. L'andazzo. Quindi ho già rivelato il titolo di una canzone nuova. Sì, ci sta. Vabbè, tanto è il mio tatuaggio che, E vabbè, sempre di vibrazioni. E che canzone parliamo, raga. Vabbè. Allora, io volevo farvi anche i complimenti per quella che è stata proprio l'anteprima di Dove e Quando, perché mi ricordo che avete veramente fatto una cosa molto carina con queste due ragazze. Loro sono Giulia ed Eleonora. Io quel pomeriggio ero in radio, ho visto questo video, quindi vi voglio ringraziare. Grazie. Se vuoi raccontare tu il posto, perché è un posto molto speciale, parliamo di un posto molto delicato a Bologna, ma la vostra grandezza d'animo, insomma, non è una cosa così. In verità, sì, eravamo a Modena ed aveva ricevuto un'email chiedendoci di andare a trovare queste due ragazze in ospedale a Bologna, e che erano nostre fan, che comunque stavano passando un periodo molto difficile. Ed era proprio il giorno di uscita della canzone, quindi siamo arrivati lì verso le 8 di sera e con la chitarra e abbiamo suonato un paio di canzoni per loro, abbiamo parlato così, poi dopo mi ha detto: sai cosa, vi suoniamo per la prima volta la nostra nuova canzone. Dove quando l'abbiamo fatto, sì, in questa stanza ospedaliera con queste due ragazze e che salutiamo tanto, Eleonora e Giulia, ciao ragazze. Esatto, con le loro famiglie che abbiamo conosciuto, ed è stata una piacevole serata, veramente. Vogliamo spronare, poi non dobbiamo essere noi assolutamente, però a farlo altri artisti a fare questo, perché a noi basta poco, ma per loro è un monito ad avere più carica per affrontare il problema, perché sappiamo quanto conta la parte mentale in un problema anche fisico. Ragazzi, noi vi ringraziamo, sappiamo. Grazie. Del vostro grande cuore. Io vi aspetto per l'album e per il tour, giusto? Va benissimo. Speriamo, ci vediamo molto prima, presto, cavolo, grazie dai. A Benji e Fede, ciao. ciao, grazie alla Z.